Buongiorno, le ultime notizie di Vigevano Futura News. Cronaca, Vigevano, amico morto annegato, lui invece salvo. Sarà processato per omicidio colposo. Vigevano, la struttura in Corso Cavour ospitava un'edicola. Usata come latrina, protestano i vicini. Borgo San Siro, sportello del cittadino riattivato in presenza. Viaggi e turismo. A un'ora da Milano si trova una città della pace dove nacque uno degli uomini italiani più famosi del mondo. Lifestyle. Dieta del riso, dimagrire in poco tempo e avere la pancia piatta. Ed infine, le previsioni meteo per il weekend e l'oroscopo della settimana. Vigevano, amico morto annegato, lui invece salvo, sarà processato per omicidio colposo. Si salvò nell'incidente in barca in cui morì l'amico, ora si ritrova a dover rispondere di quella tragedia. Paolo Carnevale Carlino, operaio 42enne di Gambolò, è a giudizio per omicidio colposo. Secondo la contestazione della procura, avrebbe delle responsabilità nell'incidente costato la vita dell'amico Antonio Carini, 48 anni di Vigevano, caduto in Ticino il 28 ottobre del 2019, durante una gita in barca per andare a funghi. Il corpo di Carini era stato ripescato dalle acque alla Lanca Iala 7 mesi dopo, nel mese di maggio del 2020. L'incidente, secondo la ricostruzione del magistrato, si poteva evitare. Quel giorno infatti il fiume era in piena. Le regole della navigazione nelle acque del Parco del Ticino vietano, in condizioni critiche, di utilizzare imbarcazioni. Quella domenica di ottobre i due amici erano invece andati sul fiume lo stesso nonostante la piena. Ma Carnevale deve rispondere anche di aver compiuto una manovra errata che avrebbe fatto finire la barca contro un ramo. L'imbarcazione si era poi rovesciata. Carnevale era riuscito a raggiungere a nuoto la riva, seppure con difficoltà. L'amico invece era scomparso nelle acque. Vigevano. La struttura in Corso Cavour ospitava un'edicola, usato come latrina, protestano i vicini. Che fare dei chioschi non utilizzati che sorgono spesso in pessime condizioni sui terreni comunali? La domanda sembrerebbe retorica se non spuntassero numerose lamentele per ciò che queste strutture abbandonate finiscono con l'attrarre. Abbiamo segnalato da tempo il caso alle autorità competenti, dice una residente della zona di San Bernardo. L'incrocio determinato dai corsi Novara, Giuseppe Garibaldi, Cavour e via Dante. L'edicola è chiusa da anni, ma molte persone la usano come Vespasiano. Lo spettacolo a cui assistono nelle nostre finestre è di totale inciviltà. Servono più controlli. La situazione dei chioschi inutilizzata è molto complicata dal punto di vista amministrativo. Borgo San Siro, sportello del cittadino riattivato in presenza. Lo sportello del cittadino a Borgo San Siro da telematico è diventato anche in presenza. Il servizio dedicato ai cittadini era partito a gennaio solo online, attraverso il sito comunale, a causa dell'emergenza sanitaria. Alcuni consiglieri comunali si mettono a disposizione una volta al mese per raccogliere proposte e segnalazioni, spiega il sindaco Antonio Ballottin. Gli interessati potranno compilare un modulo che i consiglieri trasmetteranno agli uffici per espletamento della pratica. Il servizio sarà attivo il primo sabato di ogni mese, dalle 10 alle 12, nei locali del centro sociale. A un'ora da Milano si trova una città della pace, dove nacque uno degli uomini italiani più famosi del mondo. Stiamo parlando di Sottolmonte, in provincia di Bergamo. Il luogo in cui, il 25 novembre del 1881, nacque Angelo Roncalli, divenuto poi Papa Giovanni XXIII. Un uomo salito al soglio pontificio quasi per caso, che ha cambiato letteralmente la storia della Chiesa, diventando per tutti il Papa Buono, uno dei successori di Pietro più amati della storia della cristianità.
Dieta del riso: dimagrire in poco tempo e avere la pancia piatta. La dieta del riso permette di perdere qualche chilo molto rapidamente e aiuta a sgonfiare il ventre. Come funziona esattamente la dieta del riso? Le indicazioni da seguire sono davvero molto semplici. Il riso innanzitutto è un cereale e ha moltissimo potere nutritivo. Basti pensare che 100 g di riso portano circa 300 calorie, con un alto potere saziante. Insomma, se si consuma una piccola quantità, ci si sente già sazi e si evita di mangiare altri alimenti come dolci e grassi. I 50 g di riso corrispondono spesso agli 80-100 g di pasta. Non occorre quindi abbondare per sentirsi pieni. Da Tiziana è tutto, ci vediamo la prossima settimana. Sabato. Pressioni medio-alte interessano la regione garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato. Domenica. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Ariete. Questa è una settimana molto buona. L'amore torna protagonista nella vostra vita. Toro. Questa settimana promette felicità e incontri che potrebbero diventare amori importanti. Gemelli. È una settimana fantastica. Se state cercando ancora l'anima gemella, giocate pure. Cancro. Sarete tutti molto concentrati sulla famiglia, sulla casa, sugli affetti. Leone. In campo lavorativo molte cose iniziano a schiarirsi. Vergine. A causa di alcuni pianeti bisbetici trascorrerete molte giornate con il cattivo umore. Bilancia. Iniziate questa settimana come innamorati, sotto le cure di Venere, fortunati nel settore lavorativo. Scorpione. Prima di buttarvi a capofitto negli affari e nella carriera, fate un controllo medico. Sagittario. L'egocentrismo aiuta molto nel lavoro, ma negli affari di cuore c'è sempre qualcosa di Giove, vostro padre astrale. Capricorno. Le donne del segno devono evitare il trucco pesante. Il viso deve apparire rilassato, la pelle naturale e pulita. Acquario. Se vi piace una persona, dovete fare il primo passo, approfondire la conoscenza. Pesci. Prendete iniziative che richiedono sicurezza di sé, programmazione curata nei minimi dettagli.